averlo vinto è stata un'emozione grandissima e io vi prometto che ve lo porto qui a Lucera e faccio un giro della città. Diciamo, quando era successo 9 anni fa per il Capitale Umano, come attore non protagonista, gli avevo fatto fare un piccolo giro ma in clandestinità. Credo che abbiamo fatto qualche foto da Antonio e Giada tutti insieme con il David, però insomma questo se merita qualcosa in più. Un'ovazione ha colto Fabrizio Gifuni, che sabato scorso al Cineteatro dell'Opera di Lucera a sorpresa ha salutato il pubblico della serata conclusiva della 5ª edizione del Festival di cortometraggi Corti in Opera. L'attore, fresco vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista, da sempre legato a Lucera, città d'origine del nonno Giambattista, era nella città foggiana in veste di direttore artistico della rassegna teatrale Primavera al Garibaldi. Venite al secondo, al terzo e al quarto appuntamento di Primavera al Garibaldi, perché lo faccio veramente per voi col cuore. Vuol dire intercettare questi amici e queste amiche, catapultarle a Lucera di forza, però devo dire che non c'è mai nessuno che si è lamentato, sono tutti tornati innamorati dicendo: ma io come ho fatto a non conoscere Lucera, come potevo non conoscere l'anfiteatro, la cattedrale? E quindi questo per me è un motivo di grande orgoglio. Dopo l'apprezzato fuori programma, la serata, condotta dal giornalista Felice Sblendorio, è proseguita con la proiezione dei 4 cortometraggi selezionati. Faccia di cuscino, del giovane regista bitontino Saverio Cappiello, il cui corto, unico italiano selezionato al Locarno Film Festival 2022, ha vinto il premio Cinema Puglia per la sua capacità di far respirare le atmosfere della periferia barese e le sensazioni contrastanti che attraversano il piccolo protagonista. Il premio per la regia è andato al Barbiere complottista di Valerio Ferrara, formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il regista, partendo da una sceneggiatura brillante, ha dato vita ad una commedia acuta e curata nei dettagli, da cui emerge un ritratto lucido e graffiante della società contemporanea. A noi come spettatori ci è sempre piaciuto il cinema, cioè la commedia all'italiana, quindi il cinema di Monicelli, le commedie di Alberto Sordi. A ritirare il premio gli sceneggiatori del corto Alessandro Logli e Matteo Petecca. Ho cercato di fare sostanzialmente, quindi... Il corto Cromosoma X della regista di animazione italiana Lucia Bulgheroni si è aggiudicato il premio speciale. Girato in stop motion, sorprendente e ricco di invenzioni, Cromosoma X ha generato una profonda riflessione su stereotipi e discriminazioni di genere. Guerra tra poveri, un corto teso e incalzante, capace di condensare in un quarto d'ora diversi temi di urgente attualità, dalla povertà agli alloggi popolari, dal razzismo all'intolleranza, ha ricevuto il premio per il sociale. A ritirare il riconoscimento la costumista Luciana Potito e il regista Kassim Yassin Saleh, originario del Corno d'Africa, che prima di dedicarsi alla scrittura e alla regia ha lavorato come attore. In questa platea che non è scontata, in un'epoca in cui i cinema purtroppo si svuotano. Le conclusioni della 5ª edizione del festival sono state affidate al direttore artistico Marco Torinello e al direttore organizzativo Gianni Finizio. Il cinema e i cortometraggi sono per noi una tipologia di linguaggio che arriva direttamente allo spettatore e quindi continueremo ancora per altre edizioni ad esprimerci in questo modo, perché Corti in Opera deve essere la nostra continuazione, quindi questo tipo di messaggio che vogliamo continuare a diffondere. Ecco.